Attenzioni rivolte alle opere pubbliche con il completamento e l'inaugurazione del primo tratto della nuova circonvallazione intitolata al compianto sindaco Giorgio Petrelli, ma anche l'avvio di nuove politiche sociali finalizzate al sostegno delle fasce più deboli della popolazione, nuovi interventi di promozione di due settori di fondamentale importanza come cultura e turismo e costante supporto alla realtà produttiva in un momento estremamente difficile per l'economia territoriale. L'amministrazione comunale di Locorotondo traccia il bilancio dell'attività svolta in questo 2011. Un incontro, quello svoltosi nella cornice di Villa Mitolo, organizzato dal sindaco Tommaso Scatini e dal suo esecutivo per analizzare la presenza della comunità locorotondese e tutto il lavoro portato avanti dall'atto del suo insediamento sino ad oggi. Un'amministrazione deve rendere conto senz'altro del suo operato ai cittadini. Noi abbiamo preferito farlo in questo periodo in maniera istituzionale, dando la possibilità a tutti gli assessori e i delegati che ne hanno voglia di riferire sul loro operato che molte volte non è sempre sotto gli occhi di tutti, in quanto ci sono tanti atti di gestione che magari non riusciamo per mancanza di tempo a pubblicizzare ed è bene che siamo noi stessi a farlo in occasioni come queste. La scelta della data non è stata casuale, in quanto il 29 dicembre dello scorso anno ci fu la presentazione della mia candidatura a sindaco, quando ancora tutto non era chiaro, non c'erano alleanze, non c'erano composizioni. Abbiamo scelto di intraprendere una strada che ci ha portato a vincere le elezioni e oggi a governare ed è giusto che rendiamo conto ai cittadini di quello che noi stiamo facendo. Gli argomenti più importanti sono intanto gli impegni mantenuti durante i primi 6 mesi, che in realtà sono 7 del mio mandato da sindaco e quello nostro come amministrazione comunale, e cioè l'inaugurazione della circonvallazione, i lavori di Piazza Muro che stanno continuando in maniera spedita, la consegna dei lavori dell'Aula Magna a Don Peppino Rosato di ausilio alla scuola media, chiusa da 10 anni, l'inizio dei lavori nel sottovilla comunale chiuso da un trentennio, l'inizio dei lavori di recupero del bosco in contrada Caramia e tante altre cose. Il nostro è un paese che si accinge a continuare a crescere, il nostro è un paese che adesso affronterà, come tutti i comuni d'Italia, un momento di difficoltà economica particolare, ma che comunque ci vedrà impegnati a definire quella che è la nuova gara d'appalto e gestione dei rifiuti. E il paese ha bisogno di sapere, il paese ha bisogno di essere unito, il paese ha bisogno della consapevolezza che solo in maniera responsabile e sensibile affrontando questi argomenti può continuare a crescere.